Dai ragazzi, dai, nuova partita a bomba. Una maschera, chi è questo? Ma chi è? Ok. Quindi l'obiettivo primario rimane sempre quello di fare 5 gol contro i mascherati B. Schema Raymond, l'avete visto poco fa. E questi sono gli mascherati B. Cosa si inventano? Ok, andiamo. Stavolta Jude in posizione un po' più avanzata, come vedete. Bello questo passaggio di Harley per Jude, che vuole subito far sentire la sua presenza in campo, lì in attacco. E con furore cercherà di passare questo tipetto. Meno male. Meno male. E va, e va, e va, e va. E va, Jude, chissà che tiro servirà. Cioè, se devo. Però siamo per la legge del non, cioè del non aver rimorsi. Quindi calcio gemello F con Axel. Finché ce l'abbiamo in campo, bello carico. Bella, bella, sempre bella. Penso nessuno possa parare una certa. una certa volta, specialmente con la pancia d'otaku. Vabbè. E c'è il gol, gol per la Raymond. Col casco lì sul palo. Ok, primo gol abbastanza veloce, cerchiamo di continuare al meglio. Deve essere fattibile contro i mascherati B, raga. Anche perché appunto l'obiettivo è farlo sotto il livello 50 e noi ci siamo sotto il livello 50, ma non so per... in realtà ancora per tanto, ma... dai, insomma, ecco, questo è il senso. Ok, Axel molto bene per Jude. Internamente al campo, bellissimo, bellissimo. Vai Jude, fa tutto da solo fino al momento. E abbiamo ancora i PT di Jude per il calcio gemello F ancora. So che potrei sprecarne di meno, però in realtà anche usassi il calcio gemello, vedete, non potrei usarne due. Quindi tanto vale la pena di fare il calcio gemello F. Esattamente, il casco che gli parò la testa, esatto. Calcio gemello F, eccoci qua. Poggiato Taku, penso avrà la stessa fine di prima, esatto. Gol, gol per la Raymond 2-0 al 12esimo. Ma la sfida si fa interessante perché vedo Nicolas che dice di mettere Jack centravanti. Sarà fatto ragazzi. Me l'avete detto voi e allora lo faccio. Quindi si toglie Jude che lascerà il posto, penso ad Harley. Anzi no, Harley è già in campo, quindi vediamo chi fare un po' di cambi. Allora eccolo qua. Axel va al posto di Jude, Jude va al posto di Jack e quindi in difesa qui chi possiamo inserire? Beh, ci inseriamo magari un Seggy e poi mettiamo Bobby qui, mettiamo Harley qui e siamo perfetti. Ottimo, l'avete detto voi ragazzi, sadico, molto sadico in effetti. Va bene, infatti magari possiamo utilizzare a vantaggio comunque la situazione. E mandare proprio Jack centroavanti di boa, proprio a rompere le scatole e usare la diga per poi fare da sponda, no? Fare la torre. Tempesta di polvere, questa non la vedevo usare da tanto tempo. Vittoria. Contro due. Grande vittoria. Ottimo. È fondamentale in questi 15 minuti fare il terzo gol, almeno. Non sarà facile, ma non è nemmeno impossibile. Finisce il nostro furore. Palla per Jack, che la passa nessuno. Vabbè, non è il suo ruolo, nessuno. Comunque cerchiamo di tornare subito con Jack, niente, ok. Seggy, proprio aiutato, qua audiovato da Jack che corre in modo un po' particolare. Jack, Axel, Jack. No, cosa però? Cosa no? Cosa non me lo dici? No, facciamo così, facciamo così. Vai Sean che sei il più forte. Lo è, lo è. E Sean se ne va. E Sean se ne va e la passa. Axel! Axel! Oh! Axel! Per Jack! Lo so che volete il tiro di Jack, ma. Tanto il portiere impazzisce! Ma arriviamo qui con Sean e provo a segnare quella tormenta glaciale senza usare il richiamo del lupo. Vediamo se basterà, spero di sì.
lui che usa la pancia d'Otaku, non ci prova nemmeno. E c'è il gol per la Remo, importantissimo, importantissimo, perché ragazzi abbiamo 3 gol. Meno male che non è stato Jack a saltarle addosso. Ok. Ottimo, ottimo. Quindi usiamo sempre la stessa tattica e so che manca poco tempo, ma magari una setta spiovente da parte di Seghi si può provare. Vediamo. No, vincono loro il contrasto e quindi li lasciamo fare. Tempesta di polvere. E se ne va. E se ne va. Io qui il tempo è già abbastanza avanti, quindi non c'è bisogno che usi una tecnica per sprecare PT, cosa che invece lui fa, e gliene sono grato. E finisce appunto il primo tempo. 3-0, il risultato si mette bene. A lavare le scale addirittura. Ciao Madara, buon lavaggio di scale. Ok, abbiamo 2 gol da fare. Abbiamo Jack attaccante. Ma nulla ci fa paura. E infatti, no. Pensavo che Jack la prendesse, no, invece no, mi ha trollato. Ok, vai Axel, bravo Axel, ottimo. Axel se ne può andare, pallone per Jack, ancora per Axel, ancora per Jack. È un sacco di fisico, ha un sacco di fisico Jack, come fa? Vabbè, era sbagliata da lì, vabbè. Sapete cosa vi dico? Questo modulo non mi sta facendo impazzire, eh. Forse preferisco il blocco centrale. Vi dico la verità. Danza il fuoco di Eric. Andiamo, andiamo. Puoi portarla anche tu, Eric. Vediamo un po' come va a finire. Jack per Axel. No, non volevo passarla ancora. Mannaggia. Tutto da rifare. Danza il fuoco però di Eric è molto efficace contro questo Gold. E livello più addirittura. E siamo davanti al portiere, si prova a tirare. Purtroppo abbiamo solo il tiro roteante. Siamo in vantaggio dell'elemento però, quindi non perdiamoci d'animo. Spero impari il tripegaso veramente, lo volo della Fenice, Eric. Vediamo se va. Pancia d'Otaku, non è detto che sbagli questa volta. E invece sì, e c'è il gol per la Raymond. Proprio lui. Eric Eagle. Però un Jack attaccante boa non si vedeva dalla partita contro la Wild, ma non male, non male. Guarda come pressa Jack, grande. Axel manca il tuo gol, ma all'appello. Ennesimo scontro con Baker. Altra scivolata efficace. Pallone proprio a Jack. Mentre si avvicina a... No, ancora, devo evitare. Piuttosto faccio il super armadillo, effetto talpa, insomma. Ancora Axel, sta facendo una grandissima partita ma deve ancora segnare. Pallone per Jack, pallone ancora per Axel, ti appena... Oh, ehi, vabbè. E allora, Jack qui. Esatto. Poi ci mettiamo Axel qui. Mi serve Sean. Bisogna assolutamente in questa occasione fare il 5-0, ragazzi. Urge, urge. Manca poi Eric è abbastanza stanco, quindi vittoria su e anche Seghi. Vai. Però non ti allontanare Jack, ma scusami, ma Leonardo Bonucci, che c'è. Però qua c'è Sean che scatta, ragazzi, l'avete visto? Io l'ho visto. Diga. Non so a livello di Eric in realtà. No, comunque non ha il volo della Fenice purtroppo. Non ancora. Parole per Sean. Ah, che non riuscirà a tirare con una mossa. Quindi, dov'è Axel? Quindi aiuterà. Cioè, verrà aiutato da Axel. Quindi, Aurora dribbling. Ha fatto una partita splendida. Sean. Che ora quindi la passerà ad Axel. Eccolo qua. Il più atteso andrà a sbattere una tormenta di fuoco in faccia. Ciao Hexapon! Ciao Hexapon! Quelle sono le partite pazze, come dicevo. Quindi potete evidenziare il messaggio in chat con i punti canale e io dovrò fare quello che mi dite. Quindi sostituisci questo per questo e non lo so, metti quello centro avanti. Oppure non puoi più segnare con questo, non lo so. Quindi quello che volete, purché sia appunto fattibile.
E c'è il gol! Il gol per la E Raven! c'è il gol, ragazzi, a me ogni volta prendo un infarto. Grazie Nicolas per aver festeggiato in questo modo il 5-0, che è quello che ti serve per ottenere la S, che all'interno dell'obiettivo appunto è quello di ottenere la S in queste partite amichevoli, perché se ottengo la S in tutte queste posso reclutare di nuovo i vecchi amici della Raymond. Quindi siamo avvicinati, insomma, alla fine della partita, abbiamo ottenuto il nostro obiettivo, che era quello appunto di vincere 5-0, quindi siamo assolutamente contenti. Direi che la partita può finire. Che dici, arbitro? Sì. Arbitro. Arbitro. Oh, ci ha provato. Non era mica finita. Allora io vado col tornado inverso, ragazzi. Imparata da pochissimo da Bobby per il blocco. E finisce qui. 5-0 della Remo contro i mascherati. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo visto che è fattibile, quindi. Bam bam bam.